operare questo passaggio. Io credo che un appuntamento che poi è temporalmente abbastanza contenuto, come quello degli Stati Generali, in cui si dà giustamente la possibilità alla parte produttiva e innovativa del Paese di ascoltare una serie di istanze e di proposte che il governo sta elaborando per utilizzare gli strumenti che l'Europa vuole mobilitare, perché lo ricordo, sul famoso recovery fund, poi instrument, poi Next Generation EU, ha cambiato parecchi nomi nel corso di queste settimane. Si parla comunque di una cifra che potrebbe ammontare, se si riuscirà a trovare l'accordo finale, in oltre 172 miliardi di euro, che ovviamente, trattandosi in parte di cosiddetti interventi a fondo perduto, dall'altra parte di prestiti, deve essere saggiamente impiegata. Allora, il presidente Conte già è chiaro in testa anche tante priorità che sono ovviamente frutto delle riflessioni sue e della maggioranza su temi di capitale importanza, digitale, economia circolare, transizione verso le rinnovabili, investimenti tecnologici, copertura con la banda ultralarga di tutto il territorio nazionale. Questi sono temi che conosciamo, così anche la necessità di investire su infrastrutture strategiche per mobilitare le merci. Siamo d'accordissimo su questo. E su interventi ad esempio come il cosiddetto modello Genova per sburocratizzare e facilitare appunto la messa in realizzazione e non solo la progettazione ma anche la realizzazione delle opere strategiche. Ma avere un confronto di qualche giorno con queste parti lo vogliamo vedere come un elemento negativo? Secondo me è un elemento fortemente positivo e non c'è assolutamente da fare polemiche su questo tipo di confronto. Ascolteremo chiaramente con umiltà quello che il Paese vorrà dire. Mi viene un pochino da sorridere che le cose che diceva Bagnai prima in parte sono giuste. Lui diceva giustamente che siamo in un sistema interconnesso globale fortemente concorrenziale, tanto fuori dall'UE quanto dentro l'UE. Però poi bisognerebbe anche ascoltare quello che dicono alcuni suoi alleati al Parlamento europeo, perché io che ho la sfortuna in alcuni casi di sentire alcuni interventi di Alternative for Deutschland, di DEF austriaco, del PVV olandese, io non ho sentito interventi più antisolidali e anti-italiani di quelli che sono venuti da quei banchi. Premesso poi che anche governi di socialisti, verdi e PPE che sono in Austria, in Olanda, in maggioranza, in Svezia, si sono dimostrati nei fatti dei fieri oppositori di ogni forma di solidarietà e li stiamo combattendo. Però, ripeto, i toni e gli atteggiamenti da lasciamoli allo sbando a crepare con il coronavirus, perché a noi non interessa alcun tipo di intervento congiunto, sono purtroppo venuti anche da quei banchi. Allora, devo sentire sia Paolo Agnelli, cioè sentiamo chi è in trincea, e poi